Allora, buongiorno a tutti, io sono Gianni Cappellotto, lavoro per una ONG di Verona che si chiama Progetto Mondo Mlal e da praticamente 15 anni, 16, sono all'interno di ITR e adesso cioè da qualche anno sono nel direttivo e concretamente mi occupo cioè sono il referente per le adesioni quando un'associazione vuole aderire a ITR. Passo al vaglio le associazioni che vogliono, le associazioni e le imprese che vogliono aderire all'ITR. Detto questo, comincio con questa immagine. Questa è un'immagine di un bosco, un bosco dell'altopiano di Asiago. Io sono di Vicenza, quindi posto che frequento molto, che è un po' il simbolo di quella che noi, cioè quando mostro questa slide agli studenti, al pubblico, la cosa che viene in mente prima è la natura, la forza della natura, la forza dell'ambiente naturale. In realtà questo non è solo forza della natura, ma è anche un posto di lavoro. Ci sono delle persone che vivono del bosco, dei prodotti del bosco, del legno, della frutta che c'è nel bosco, sono secoli che ci vive. Il bosco è limitato perché ci sono, almeno sull'altopiano di Asiago, sono un sacco di allevamenti, l'industria del latte, dell'allevamento è molto forte. E ci sono gli escursionisti, ci sono i turisti. Quindi in realtà questo non è più solo un ambiente puramente naturale, dovuto dalla natura, ma è un ambiente che è regolato e che cerca di regolare le proprie attività all'interno del bosco per poter continuare a sopravvivere. Ad Asiago, come in qualsiasi parte della nostra montagna, ci sono le regole ben definite, sono delle regole strette che appunto permettono che il bosco sopravviva e sopravvivano anche le persone che ci sono nel bosco. Questo per dire che l'ambiente non è solamente composto da alberi, acqua, laghi, fiumi o mari, ma è popolato dalle persone, quindi all'interno di quell'ambiente c'è un'economia che deve girare perché le persone devono sostentarsi, c'è un ecosistema che ha bisogno di alcune regole per sopravvivere e c'è un ordinamento sociale, ci sono delle regole sociali, culturali, basate anche su tradizioni e su una storia molto lunga, che tutti insieme vanno a confluire, a comporre quello che noi chiamiamo ambiente. E la sostenibilità di questo sistema si trova solo all'interno del triangolino lì in mezzo dove si incontrano economia, ecosistema e società, ovvero bisogna avere una visione completa dell'ambiente. Questo per dire perché all'inizio la sostenibilità era vista solo come ambiente naturale, quindi creiamo parchi, creiamo aree protette, mandiamo fuori la gente, non guardiamo alle persone, quindi costruiamo dei pezzi che sono chiaramente sostenibili perché andranno avanti per conto loro, se non interveniamo fino a che durerà la terra, però di fatto non c'è l'uomo, non c'è un'attenzione alle persone, a noi che ci viviamo dentro. Quindi la sostenibilità dobbiamo trovarla in quella intersezione tra i vari aspetti, tra i vari aspetti dell'ambiente. E se vogliamo svilupparlo dobbiamo stare attenti a mantenere in equilibrio i vari sistemi. Chiaramente dobbiamo farlo non pensando ad adesso, ma dobbiamo pensare al futuro e quindi pensare ad avere una dimensione temporale. E aggiungiamo noi, oltretutto che siamo un'energia di cooperazione internazionale, che c'è anche bisogno di, ma non sono, ormai non è più solo una riflessione che appartiene a chi si occupa di internazionale, di cooperazione, di sviluppo a livello globale, ma è chiaro a tutti che c'è un'interdipendenza in tutto il mondo, nel senso che noi non possiamo pensare di risolvere i problemi di inquinamento dell'aria o dell'acqua,
solo pensando alla provincia di Trento, alla regione Veneto, alla regione Trentino, al nord Italia, dobbiamo farlo tutti insieme, altrimenti non se ne va fuori. Allora, su queste basi è partita una riflessione sul turismo, l'ITR, sul turismo responsabile. ITR è nata alla fine degli anni Ottanta, quando l'attenzione alla sostenibilità, quando la parola sostenibilità voleva dire quasi esclusivamente attenzione all'ecosistema, all'ambiente naturale. Quindi anche la scelta di chiamarci Associazione Italiana Turismo Responsabile, definire il nostro tipo di turismo, la nostra visione di turismo, in quel momento non poteva essere solo sostenibile, perché sostenibile era relativo sull'ambiente, e noi già avevamo questa idea che invece l'ambiente non era composto di sole piante, di sola acqua, di solo terreno, ma era anche abitato dalle persone, e quindi abbiamo chiamato responsabile. Io credo che la definizione che ha dato ITR del turismo responsabile sia molto concisa, ma veramente molto chiara e molto completa. Dice che il turismo responsabile è un turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell'ambiente e della cultura. Quindi ecco qua che viene fuori l'idea di una sostenibilità che non è esclusivamente ambientale, ecologica, ma anche sociale, economica e culturale. Perché chiaramente la cultura, l'organizzazione sociale e l'economia di un luogo sono cose che sono assolutamente interdipendenti e si dipendono l'una dall'altra. Oltre ad avere queste caratteristiche, riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio. Io credo sia una delle intuizioni fondamentali per pensare al turismo responsabile, cioè che è quello della comunità locale. La comunità locale che decide se, quando e come e quante persone ospitare. Sicuramente ogni comunità locale ha qualcosa che ha un valore anche per chi viene da fuori, che può essere interessante, che può essere arricchente, che può essere soddisfacente per una persona che viene da fuori, che chiamiamo turista, e però è padrone di questa cosa e quindi deve poter saper decidere come e quando, quanto e quando e come mettere a disposizione o meno queste loro ricchezze. Infine, opera favorendo la positiva interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori. Ovvero, abbiamo individuato in tre grandi categorie, delle quali un po' ci ritroviamo tutti, che sono quelle del turista, che chiaramente noi siamo l'esperienza del turista, la facciamo tutti, della comunità locale, perché abitiamo in una comunità, viviamo in una comunità, interagiamo più o meno, siamo impegnati in questa comunità, e a volte, come magari voi nel futuro, come molta gente che è presente, voi ragazzi nel futuro, saremo anche parte dell'industria turistica, e tutti e tre questi attori hanno delle responsabilità e possono fare qualcosa perché l'esperienza turistica si svolga in maniera responsabile, ovvero sia frutto di un lavoro della comunità locale, sia portato avanti con idee di sostenibilità e di arricchimento della comunità locale, della cultura e delle tradizioni locali. Quanto ho? 5 minuti ancora. E vi faccio vedere un piccolo video, sono 3 minuti proprio, di un vostro competitor. È una valle della Valle d'Aosta, è una comunità, anzi un'associazione, che si è costituita da poco tempo, nel 2012, in Val Pellin, in Valle d'Aosta. È una valle secondaria che non è mai stata, nel bene o nel male, non ha mai partecipato al boom del turismo, dello sci. Non ci sono impianti in pratica, non sono mai stati fatti impianti di risalita. Era considerata una valle ininfluente dal punto di vista turistico,
non è, adesso non compete assolutamente né con, cioè né con le altre valli della Val d'Aosta che hanno impianti di risalita e piste e compressori sciistici importanti, però ha un trend di crescita continuo molto più forte di quello che hanno le altre valli. Vi faccio vedere il video che così poi... Vi dico solo due numeri, tanto per dare un'immagine più concreta di questa esperienza. Dal 2012, gli ultimi dati che sono disponibili sono del 2015, dal 2012 hanno aumentato da 31.000 a 41.000 presenze nei tre comuni interessati dall'associazione. Solo il comune di Bionà è passato da 12.500 a quasi 20.000 presenze, quando la Val d'Aosta in generale ha registrato uno 0,4% in meno nel comprensorio turistico del Gran San Bernardo, che è quello di cui fanno parte i comuni della Valdì. L'unico comune vicino che aveva scelto l'Eliski come pratica, come investimento per lo sviluppo turistico, è sceso del 40%. Questo per dire che un'associazione può, chiaramente non è solo merito dell'associazione Natura Valdo, ma è un'espressione della comunità, è riuscita a mettere insieme le varie componenti della comunità, gli artigiani, chi offre il turismo, chi offre servizi turistici, gli agricoltori, per valorizzare le proprie ricchezze e offrirle agli altri. Chiudo qua, ITR è sempre disponibile, se volete informazioni su NaturaVal, qui c'è il sito naturaval.it, c'è il sito di ITR che è itr.org, un ultimo flash, ITR ha un settore formazione, sta lavorando da anni anche con istituti tecnici turistici per trovare modalità e didattiche nuove per inserire criteri di sostenibilità all'interno dell'insegnamento nel curriculum nell'offerta formativa dei vari istituti. Quindi, se siete interessati, chiamate a parlare, ditemi a me, o se sentite ITR, mettetemi in contatto con ITR. Grazie.